Buongiorno a tutti e benvenuti all'aggiornamento Evidence Based sui mercati per il mese di dicembre 2022. La parte conclusiva di quest'anno tanto difficile si sta rivelando più positiva di quanto previsto, sorprendendo le attese di molti operatori. Dopo le forti salite del mese di ottobre che hanno interrotto una dinamica ribassista candidata per i più a creare nuovi minimi sui mercati, anche novembre conferma un deciso ritorno di interesse sulle tematiche definite a più alto rischio, ma non solo su quelle. Con la situazione geopolitica in stallo, i mercati si sono concentrati sui dati economici e nel momento in cui i dati sull'inflazione sono risultati migliori del previsto, ecco che è diventato più facile innescare un recupero, con un rally che sulle azioni registra in alcuni casi delle salite veramente record, vicine al 20% in soli 2 mesi. L'Europa, in particolare i mercati euro, sono i più positivi e questa è una duplice sorpresa visto il clima più recessivo che accompagna quest'area rispetto agli altri mercati. Cresce l'America e prosegue a fare molto bene il Giappone che è un po' a sé stante in questa fase e resta favorito da una valuta sempre molto, molto debole. È uno dei pochi mercati in grado di presentare un saldo da inizio anno o addirittura vicino alla parità. Sul lato emergenti si riprende la Cina con un recupero di oltre il 25% per Hong Kong, seppure in un contesto molto incerto, in cui le prospettive di crescita restano decisamente meno brillanti tra un mercato immobiliare in netto calo e la difficile gestione ancora dei lockdown per Covid. La positività è stata diffusa, ma sotto il punto di vista settoriale sono emerse alcune particolarità, con i basic material in netta sovraperformance, accompagnati dal settore degli industrial e da tutto il comparto dei finanziari, mentre l'indebolimento del petrolio ha sicuramente frenato l'intero indotto energy. Il miglioramento, dicevamo, non ha riguardato solo gli azionari, si è esteso anche al mondo obbligazionario. A novembre sono rientrati in maniera veramente significativa i tassi, soprattutto sulle parti lunghe della curva, a tutto giovamento della performance del comparto che è fortemente depresso come in pochi altri casi nella storia. I recuperi vanno dal 2% delle componenti governative sviluppate fino all'oltre 7% degli emergenti. Sono molti i flussi in acquisto registrati nel mese di novembre anche sull'oro, con una salita dell'8%, sicuramente in controtendenza si è rapportata al generale atteggiamento di risk on che ha accompagnato i mercati nelle ultime settimane. Ma c'è un ulteriore elemento che fa presagire un cambio di ritmo non solo di carattere tattico di breve termine, ma soprattutto strategico, ed è legato alla variazione degli equilibri valutari, con il primo serio segnale di indebolimento nella corsa del dollaro. Gli occhi restano naturalmente e obbligatoriamente puntati sulle banche centrali e sulle diverse politiche monetarie che difficilmente potranno alleggerire il ritmo dei rialzi prima che l'inflazione non inizi a scendere e lo faccia soprattutto in maniera molto molto costante, il che potrebbe richiedere parecchi mesi. Nel frattempo la crescita a livello globale è evidentemente rallentata e le attese vanno nella direzione di confermare questa tendenza. Diciamo che in questo contesto, che è caratterizzato da una complessa interconnessione fra i vari fattori macroeconomici, geopolitici e politici, i rischi potenzialmente rimangono elevati, però a questo punto anche le opportunità iniziano a diventare tante. L'aver sfruttato il recupero azionario di questi mesi sarà sicuramente un elemento discriminante sui risultati finali e permette soprattutto di mantenere un'impostazione ancora favorevole al mercato, accettando magari qualche rischio di temporanea presa di beneficio. Mentre sul lato obbligazionario, sebbene sia giunto qualche segnale, insomma, che la tempesta che imperversa inizi un pochettino a indebolirsi, i bond non sono in grado di tornare da subito a svolgere il loro, diciamo, tradizionale ruolo di cuscinetto di diversificazione nel portafoglio. Tuttavia, una volta superato il rischio, che è ancora molto alto, legato al rialzo dei tassi di interesse, inizieranno poi a rappresentare un'opportunità interessante di rendimento, che sarà caratterizzata presumibilmente anche da spread elevati, quindi favorevoli alle componenti più rischiose. Buona performance!